sarebbe bello perché è vario, figuriamoci l'universo. Da quando, a metà degli anni 90, venne individuato il primo pianeta fuori dal Sistema Solare, è partita la caccia ai gemelli della Terra in orbita intorno a Sosia del nostro Sole. Risultato? Gli esopianeti individuati sono almeno 4.000 e nessuno di loro è uguale al nostro pianeta. Qualcuno è fatto di ghiaccio, qualcun altro è roccioso, altri ancora sono gassosi, c'è chi ha temperature infernali e chi da brividi e da tutti loro ci aspettiamo la risposta alla stessa domanda. Come si è formato il Sistema Solare? Sapendo qualcosa degli altri, speriamo di capire qualcosa in più di noi. La missione Cheops dell'Agenzia Spaziale Europea, partita a fine 2019, è all'opera per descrivere gli esopianeti e darci informazioni preziose. Il paese capofila della missione è la Svizzera. Subito dopo viene l'Italia, grazie al forte interessamento dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per la parte scientifica, i riferimenti sono l'Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova e di Catania e l'Università di Padova. Tutto il telescopio di Cheops, sia il disegno ottico che la costruzione dello specchio, è avvenuta in Italia. Abbiamo parlato con Gaia Lacedelli, associata INAF e dottoranda dell'Università di Padova. Perché ci interessa studiare gli esopianeti? Perché è importante portare avanti tutti questo tipo? Allora, diciamo che al di là della grande curiosità che ha da sempre avuto l'umanità, quindi l'idea di chiedersi siamo davvero da soli nell'universo, diciamo che ha portato un grande sforzo per poi finalmente alla fine degli anni, sì, a metà degli anni 90, capire che no, non siamo da soli nell'universo e quindi ci sono, adesso conosciamo più di 4.000 pianeti fuori dal Sistema Solare, e studiare questi pianeti ci permette di avere una conoscenza anche più profonda proprio del nostro Sistema Solare, quindi di come si formano in generale i sistemi esoplanetari, quindi compreso il nostro Sistema Solare, da una prospettiva diversa, perché ovviamente il Sistema Solare è uno solo, quindi studiando tanti altri sistemi al di fuori può darci qualche idea su come si è formato il nostro sistema e quindi anche come si è formata la Terra. Ovviamente poi lo scopo, diciamo, più ultimo di questo studio di esopianeti sarebbe quello di capire se c'è la vita su pianeti diversi dal nostro. Che cosa sta facendo Cheops? Allora, Cheops è Characterizing Exoplanet Satellite, quindi come dice il nome è una missione, diciamo una missione dell'Agenzia Spaziale Europea con il contributo di altre 11 agenzie spaziali europee, tra cui l'Italia ha un ruolo molto importante. E come dice il nome, è appunto una missione pensata per caratterizzare gli esopianeti, quindi pianeti che orbitano stelle diverse dal Sole. Quindi Cheops è una missione che va a osservare delle stelle per cui sappiamo già che esistono dei pianeti diciamo che orbitano intorno a queste stelle, e la missione di Cheops è quella di usare dei dati precisissimi per ottenere il raggio di questi pianeti, perché Cheops è una missione che usa la tecnica dei transiti, ovvero nel momento in cui un pianeta passa davanti alla sua stella produce una diminuzione della luminosità della stella e dallo studio di questa diminuzione possiamo ottenere informazioni come ad esempio appunto il raggio. L'idea di Cheops è appunto di ottenere misure di raggio molto precise che vanno combinate con la misura della massa, che possiamo ottenere diciamo da un'altra tecnica che si chiama tecnica delle velocità radiali, che ci dà la massa del pianeta, e combinando queste due tecniche, quindi combinando massa e raggio, otteniamo la densità dei pianeti e quindi possiamo capire se sono pianeti gassosi come Giove oppure pianeti rocciosi come la Terra o Mercurio. Cheops è un satellite geostazionario grande poco più di una lavatrice, ma di scoperte ne ha già fatte diverse. E la prima, diciamo, scoperta più importante di Cheops è stata quella dell'esopianeta che si chiama WASP-189b, che in pratica è quello che noi chiamiamo un ultra hot Jupiter, ovvero un pianeta gassoso come grande più o meno come Giove, leggermente più grande, che però orbita intorno alla stella con un periodo di 2.7 giorni, quindi veramente vicinissimo. E infatti grazie a Cheops si è potuta misurare la temperatura di questo pianeta, che è di oltre 3.000 gradi, quindi diciamo che è un pianeta veramente estremo. E grazie a Cheops si è potuto appunto misurare la temperatura del pianeta e capire anche altre cose interessanti, per esempio il fatto che invece di girare intorno all'equatore della stella il pianeta
orbitava in un'orbita quasi verticale. E anche il fatto che la stella stessa fosse molto particolare, perché diciamo era più calda ai poli e più fredda all'equatore, quindi era più come un ellissoide invece che essere tonda. E questa è stata la prima, insomma, grande scoperta di Cheops, a cui ne sono seguite varie altre, tra cui un sistema veramente interessante che si chiama TOI 178. Allora, TOI è praticamente la sigla che usano gli astronomi per definire i cosiddetti TESS, Object of Interest, dove TESS è una missione della NASA che anche essa sta studiando gli esopianeti. E 178 perché è il 178esimo oggetto interessante scoperto da TESS. E in pratica quello che rende unico questo sistema è il fatto che ci sono 6 esopianeti e 5 di questi esopianeti sono in una cosiddetta catena risonante, quindi in pratica i periodi di questi pianeti sono tra loro in rapporti di numeri interi piccoli, quindi diciamo ad esempio se un pianeta fa l'orbita e ci mette un anno a fare l'orbita intorno alla stella, l'altro ce ne mette 2, esattamente 2, e quindi quando questo succede per vari pianeti all'interno di un sistema, si parla appunto di una catena risonante, e quindi è proprio come se fosse una danza. C'è anche un video in cui proprio se si assegna una nota ad ogni pianeta, quando i pianeti passano insieme si ha una sorta di accordo, e quindi è come se fosse una danza intorno a questa stella. E quindi è stata davvero una scoperta interessantissima, perché non sono tanti i pianeti che hanno ben 5 pianeti in risonanza su 6. E con Cheops, oltre a aver scoperto questa risonanza, si è anche riuscito a caratterizzare tutti i pianeti. E poi una scoperta che è stata annunciata proprio un paio di giorni fa è un sistema che si chiama Nu2Lupi, diciamo, Nu la lettera greca, che è una stella brillante che si vede a occhio nudo, quindi anche questo è molto interessante, perché ovviamente più la stella è brillante più è facile analizzare questi pianeti, più si può andare nel dettaglio, e davvero sono pochissimi i sistemi che orbitano stelle visibili a occhio nudo, quindi è davvero, davvero un caso interessante da tenere d'occhio e da studiare anche in futuro. E in pratica quello che è successo è stato che si sapeva già che intorno a questa stella orbitavano 3 pianeti, però il terzo pianeta aveva un periodo di 100 giorni, quindi diciamo molto difficile da osservare, perché transita una volta e mezza all'anno, quindi ovviamente bisognerebbe proprio trovare la finestra di osservazione giusta. E quindi l'idea di Cheops era di osservare gli altri 2 pianeti che invece avevano orbite intorno ai 20-30 giorni. E quello che è successo è che mentre si stava osservando uno di questi pianeti più interni, tipo Photobomber, è comparso anche questo terzo pianeta a 100 giorni, totalmente inaspettato, non era stato pensato. E è davvero incredibile, perché appunto essendo così difficili da individuare con un lungo periodo, è veramente uno dei pochi pianeti che conosciamo a così lontano dalla propria stella. E si è potuto capire che ha, diciamo, una struttura che ha una parte rocciosa all'interno, ma anche una parte di, diciamo, atmosfera di idrogeno ed elio intorno. E studiare atmosfere di pianeti così freddi è davvero molto all'avanguardia, perché appunto la maggior parte dei pianeti che conosciamo è invece molto vicina alla stella e quindi ha atmosfere molto più calde. E quindi insomma con questa scoperta si è potuto caratterizzare tutti e 3 i pianeti di questo sistema. Il più interno è un pianeta principalmente roccioso, mentre appunto i 2 più esterni, tra cui questo a 30 giorni e questo a 100, sono invece formati da una parte rocciosa più una parte, diciamo, di uno strato d'acqua sotto forma di ghiaccio e poi questa parte appunto di idrogeno ed elio. E quindi ovviamente è un sistema che verrà tenuto d'occhio anche in futuro, perché sicuramente è unico nel suo genere.